Allora c'è l'ira di Dio di telefonate, quindi continuiamo ad accogliere i nostri ascoltatori. Roberto, buongiorno. Buongiorno a voi, tu non sai cosa hai fatto questa mattina, cioè tu volevi renderti conto di tutte le persone che ti ascoltavano, cioè oggi hai creato il panico, cioè, tu, queste prove così di ascolto, non no, ma no, era per la circostanza... Tu ti sentivi solo, ma chissà se mi ascoltano, la gente parte, ha visto tutte le file, no, ti ascoltano tutti. Grande Robertone, il nostro... No, io volevo estendere gli auguri a tutte le persone che chiaramente sono lì, che fanno parte del tuo staff, che la segretaria prima mi ha detto una frase irripetibile che poi ti dirà lei in privato, ma così ti metto in linea. Vabbè. Ho capito, sono arrivato io. Io ancora ho i brividi. E chiedi, io non posso non ascoltarti, visto la mia scelta di vita. Allora, il nome della tua radio qual è? Quindi la sofferenza. Lui vive a Oxford, è una nostra eccellenza italiana che ci rende orgogliosi del fatto di essere tali, perché è stato chiamato a Oxford nel suo lavoro specifico, è stato proprio scelto lui. Perché ti ascoltava? Perché è bravo, perché è bravo. Ma regalasso risi io. Hai capito? Io faccio ride, prima e dopo. Esatto, lui fa l'estetica dentaria. Roberto, un abbraccio grande. Auguri. Un abbraccio a voi, saluto auguri. A grande auguri. A te, auguri. Grande al nostro Robertino da Oxford. Allora, Federico, buongiorno. Buongiorno, ciao Marcello. Ciao Fede. Buongiorno. Ciao. Auguri. Auguri, tanti auguri a voi. Volevo fare tanti auguri alla vostra trasmissione. Grazie. Al vostro staff, che siete fantastici, veramente. Grazie. Tu che fai? Che lavoro fai, Federico? No, guarda, io tra alterne vicende adesso mi ritrovo a studiare. Studio lingue e culture moderne. Mica è poco, va bene. No, è fondamentale. No. È buono, sì. Sì, infatti sì, mi piace quello che studio. E niente, poi volevo dire un'altra cosa, i vostri GR sono fantastici, anche volevo... Vero, sono molto ben curati dai nostri colleghi, dai nostri amici. Grande regalo di Natale questa. Grazie qua. Federico, bella, questa è bella nota. Perché insomma, è proprio curata insomma da noi ragazzetti, no? Che ci mettiamo no, là che ogni ora. Da gente che lo fa con passione, esatto. E soprattutto con attenzione. Esatto. Grazie, Federico. Fede, grazie. Grazie, tanti auguri. Ancora molti auguri ragazzi. A te per la vita, grazie. Federico. Grazie. Allora, Daniele, buongiorno. Buongiorno, Marcello. Eccoci. Ti volevo fare gli auguri di Buon Natale. Grazie. E a te, tutta la trasmissione di Radio Yes, mi tenete compagnia ogni mattina. Grazie mille, Daniele. Tu che fai? Di che ti occupi? Io ho un tassì. Vado in giro, quindi per questo vi ascolto sempre. Grande. Abbiamo molto ascolto presso i tassisti romani che abbiamo nel cuore, anche se molte volte, come dicevo prima Roberto, l'altro tuo collega, siamo ad analizzare cose che condividiamo relativamente, ma di base i tassisti romani sono nel nostro cuore proprio per la vita che fate, che è una roba brutta proprio, capito? Un abbraccio grande Daniele, tanti auguri a te. Ancora, anche molti, a te, molti, grazie. Eccoci Paola, buongiorno. Buongiorno. Eccoci Paola. Tutto a posto? Auguri. Tutto a posto. Grazie anche a voi. Piacere di sentirti anche in questa circostanza di festività. Beh, certo, almeno qualche cosa insomma di positivo, no? Abbiamo una donna, ma una ricetta di Natale che prepara, non so se sei dalla parte di chi prepara oppure dalla parte solo di chi fruisce, Paola. Diciamo 50-50, preparo, un po' approfitto. Innanzitutto, quando è il pasto principale, il 24 sera o il 25 a pranzo? Allora, diciamo due tipologie diverse, il 24 pesce, per cui insomma vino bianco, pesce al forno, il 25 si va un po' più sul tradizionale, la fettuccina, certo. Arrosto. Paola, magari... tu lavori, di che ti occupi? Sono un insegnante, ahimè o per fortuna. Io per fortuna dico per fortuna. Sì, diciamo che anche io ancora dico per fortuna. Dove insegni? Io insegno in un liceo tecnologico all'Einstein, molto bene. Paola, grazie. A te molti auguri. Buon Natale. A voi tanti auguri e buon Natale a tutti. Grazie a Paola, grazie. Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccoci. Volevo fare gli auguri a tutto quanto lo staff della radio. Grazie. A tutta la mia famiglia, ovviamente a tutte le persone che mi stanno intorno e che mi vogliono bene, insomma. Te li ricambiamo di cuore. Tu di che ti occupi, Andrea?
Tasso dolente, io adesso sono disoccupato, insomma, sto cercando lavoro. Quanti anni hai? Quanti anni hai? 26 anni. Allora. Anni sono laureato in scienze politiche, però purtroppo concorsi e cose varie, insomma, rimandati, quindi... Guarda, vedrai, il 2012 ti porterà qualcosa di buono, sicuramente. Deve. Dai, Andrea, in bocca al lupo. In bocca al lupo, Andrea. A te, molti auguri.